Check the mic and make sure it sound right, boys. Madrid ci siamo arrivati, adesso arriviamo a Saragozza, se ci riusciamo. Pieno di vestiti, proprio un fuggitivo. Allora, sono arrivato in stanza, finalmente un viaggio ragazzi interminabile. E sono per questi 3 giorni in albergo perché poi la casa ce l'avrò penso dal 28, cioè non penso, ce l'avrò dal 28. Adesso mi assesto un attimo, faccio una doccia, poi lavoro un po' al computer, probabilmente poi dopo uscirò un pochino e domani poi faccio un po' di giri vari della città. Comunque sono contentissimo di essere arrivato in albergo perché ragazzi, non ne posso più. Essere riccio vuol dire avere, vabbè, sti ciuffetti a caso. Adesso mi preparo e poi vado a mangiare un po' fuori, poi faccio qualche altra ripresa e poi ci vediamo domani perché ragazzi io sono morto completamente. Vi faccio vedere cosa faccio anche nel mio primo giorno dall'inizio, dalla mattina a Saragozza per i primi giorni di Erasmus. Allora, programma di oggi, ci facciamo una passeggiata in giro per la città, facciamo colazione prima cosa, poi pranzeremo e tutto quanto, e poi aspettiamo un mio amico che farà, diciamo, Erasmus con me, quindi condivideremo la stanza dell'albergo, almeno per questi primi 3 giorni, poi andrò a Cordoba altri 3 giorni, insomma, farò dei giri prima di andare finalmente, diciamo, nella mia casa che mi ospiterà per 6 mesi. Mi sono fermato in una libreria che vende tipo libri a 4 euro, ho preso un libro horror, di uno scrittore che ha vissuto anche a Saragozza, se non ho capito male, e cercavo una cosa del genere, quindi top. Indovinate chi andrà a spendere tutti i soldi. Veramente elegantissima, pulitissima, mi sta piacendo un sacco e sono super super carico per questi 6 mesi. Shopping ragazzi, io devo smetterla di sperarci troppo perché già spenderei troppo. Comunque adesso cenetta, poi doccia e dopo insomma andiamo a questa festa, proviamo la prima festa in Erasmus, vediamo come sono. Tortilla, alle della giusta.